La notte del 2 e 3 di ottobre, come ricordava il mio
detto a Ventimiglia la tempesta, abbiamo ancora le ferite, la passerella, il piano comunale, le fognature, gli acquedotti e quant'altro, a cui stiamo cercando di recuperare e ripristinare. Però io mi ricordo, come tutti quanti noi ci ricordiamo, la mattina del 3 ottobre, quando era tutta la città, da Largo Torino fino a Via Chiappe, e non solo, era immersa dal fango e dell'acqua. Centinaia e centinaia di commerci allagati, cantine, garage, aziende. Tutti quanti noi, io per primo come sindaco e tutta la mia giunta, il vice sindaco, la mia giunta, l'onorevole Di Muro, che è uno dei primi che ha collaborato e aiutato a organizzare i soccorsi, ci siamo resi conto che ci aspettava una grande scommessa, quella di rimettere in piedi la città, di rimetterla in piedi nella condizione di poter ricominciare a vivere. Ha fatto bene, Monsignor Scelta, a ricordare che danni subiti da tutti i clienti e ancora danni materiali che ancora purtroppo i ristori non sono ancora arrivati. Subito abbiamo cominciato a darsi da fare con la nostra protezione civile, con chi si ha da fare, subito tutte le associazioni. Nel giro di un giorno e mezzo, un miracolo. Migliaia e migliaia di persone si sono riversate per le strade con le pale, scope, badili e quant'altro e si sono messi a lavorare così, coordinati da loro stessi. Poi c'è stata probabilmente andando avanti una certa organizzazione e devo dire che per me, per noi come giunta, come sindaco, come consiglio comunale, presidente del consiglio, ci siamo rinfrancati. Ci siamo rinfrancati e abbiamo detto riusciremo anche questa volta. E nel giro di pochi giorni abbiamo riaperto le strade, abbiamo messo in piedi l'illuminazione, abbiamo rimesso in funzione i telefoni, i fax, tutto quello che era l'apparato che si era completamente distrutto o quantomeno sommerso. Grazie.
annunciato, avevo chiesto alla conferenza episcopale italiana, mi ha detto che l'ha mandato nella somma di 100.000 euro che abbiamo diviso tra Valle Argentina, anch'essa colpita dal medesimo evento nazionale, e dalla città di Ventimiglia. Con Ferruccio certamente la somma non era così abbondante, quindi Don Ferruccio ha individuato alcuni casi a cui ha dato soccorso. Siccome c'è ancora una discreta somma, non l'abbiamo preparata quindi non sono preciso, ma circa 20.000 euro, vorrei lasciarla al destro secondino, premiando anche l'originalità, la novità di questa fondazione, ma soprattutto lasciando come impegno, uso l'espressione evangelica di Gesù, i poveri li avete sempre con voi, e quindi incoraggiando questa formazione che non è strettamente legata evidentemente soltanto all'evento nazionale, a proseguire quest'opera di aiuto a chi ha più bisogno in situazioni di necessità essenziali. Grazie.